il protagonista della conferenza stampa di oggi, Alfonso Gargiullo, è arrivato quest'anno in rossonero con tanta voglia di far bene a questa squadra. E ora possiamo fare delle domande ad Alfonso, prego. Grazie. Alfonso, com'è andata la prima giornata di Ligue 1, cioè la prima partita di Ligue 1? Sì, sicuramente l'impressione è stata ottima, il gruppo è nuovo, piano piano ci stiamo conoscendo. Il mister sta dando le prime istruzioni alla squadra, stiamo cercando di seguirlo e di fare il meglio. Ecco Alfonso, che effetto ti ha fatto venire a Nocera questa volta da Molosso, non da avversario, dopo che l'anno scorso hai dato anche un piccolo dispiacere ai Molossi in Coppa con quel gol che proprio a freddo? Sì, beh, giocare a Nocera in campionato con tutti quei tifosi è stato spettacolare. Ora averli dalla mia parte sicuramente sarà una doppia soddisfazione. Saranno sicuramente l'uomo più in campo che ci farà vincere le partite. Alfonso, si avvicina il debutto ufficiale lunedì sera alla Coppa Italia, a che punto siete della forma? Sì, vabbè, il ritiro è stato duro, anche nelle prime partite abbiamo avuto un po' di difficoltà fisiche, piano piano ci stiamo riprendendo, stiamo seguendo il mister. Da oggi, da domani inizieremo a preparare la partita di lunedì al meglio. Senti, da un punto di vista personale è un'occasione importantissima da sfruttare al meglio. Sì, sicuramente. Cercherò. Che cosa ti aspetti da... Personalmente cercherò di fare il meglio per me, per la squadra. Il mister deciderà ovviamente se farmi giocare o no, ma anche partendo dalla panchina o giocando all'inizio darò sempre il massimo. Ecco, a tal proposito c'è tanta concorrenza nel reparto d'attacco, Noman e Siclari sono calciatori di esperienza della categoria. Pare debba arrivare ancora un altro attaccante. Sarà duro per te conquistarti uno spazio, dovrai impegnarti allenamento dopo allenamento per convincere il mister. Sì, questo sicuramente, sono anche il più giovane diciamo del reparto avanzato, ma il mister sa che posso giocare sia in attacco che esterno, di centrocampo, di attacco, e deciderà lui dove sarà meglio schierarmi. Alfonso, un commento su questo girone Lucano-Pugliese? Sì, sicuramente sarà... Beh, il girone è un girone duro, sicuramente. Noi guarderemo partita dopo partita, a fine campionato tireremo i risultati e speriamo di arrivare il più in alto possibile. Ecco, legandoci al girone, campionato anche Serie D, campionato che già conosci col Fontana Fredda, forse psicologicamente già un apporto maggiore hai rispetto forse a qualche altro compagno che il primo campionato. Sì, sicuramente. Ho fatto già una parte di stagione in Serie D. Anche se il girone forse del nord è un po' diverso, ma penso le impressioni sono buone, quindi speriamo di fare il meglio possibile. Scorrendo la rosa possiamo dire che è una nocerina che non si può nascondere. La salvezza è l'obiettivo minimo sicuramente, visto che non è una promossa, però si può provare quantomeno ad andare oltre. Sì, questo sicuramente, come ho detto prima, noi con il mister prepareremo partita dopo partita, non guarderemo la classifica, cercheremo di fare più punti possibile, poi alla fine chi sarà più bravo vincerà il campionato. Ok, ci sono altre domande? No, ok, allora si conclude qui la conferenza stampa di oggi, il prossimo appuntamento è per sabato dopo l'allenamento pomeridiano. Grazie a tutti, buon proseguimento.